Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Sono Paola Pirani di Formez PA e vi do il benvenuto al quarto webinar sulla segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA. Allora, questo webinar fa parte del progetto Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli sportelli unici per le attività produttive e la formazione degli stakeholder. È un progetto che la Regione Piemonte propone in collaborazione con l'ANCI e con Formez PA per la realizzazione ed è un programma formativo e informativo in materia di attività produttive, ambiente, edilizia, urbanistica, rivolto alle pubbliche amministrazioni piemontesi. In particolare è rivolto ai responsabili degli sportelli unici, agli enti terzi e agli stakeholder. L'obiettivo è quello appunto importante di formare il personale addetto agli sportelli unici del territorio piemontese per aumentare la loro capacità di applicare le norme relative alle procedure di autorizzazione delle attività di impresa e di concludere i procedimenti in tempi certi. Ora, questo fa parte, è il quarto, dicevo prima, di questi webinar, in totale sono 10 e ci hanno visto insieme da dicembre e ci vedranno fino alla fine di febbraio, i primi di marzo. Per avere tutta un'idea delle tematiche trattate, le potete trovare tranquillamente nella pagina di Eventi PA dedicate al progetto. Come dicevo prima, questa partecipazione è rivolta solamente al personale delle PA piemontesi e agli utenti degli sportelli unici di questa regione. Per potersi iscrivere bisogna iscriversi principalmente ad ogni evento, non basta iscriversi solamente a uno, ma a ogni evento bisogna iscriversi e bisogna far parte della mailing list. Per avere informazioni occorre scrivere a piemontesuap@formez.it. Ricordiamo sempre che è importante leggere anche le istruzioni presenti su Eventi PA per le modalità di iscrizione e anche come configurare al meglio il proprio PC per verificare i requisiti su Adobe Connect. Tutto questo lo trovate al nodo 8236 di Eventi PA e 15041. L'elenco di tutti gli eventi, come dicevo prima, è presente nel progetto di dettaglio alla pagina sempre di Eventi PA 24943. Oggi, parliamo della segnalazione certificata di inizio attività. Dopo la presentazione ci sarà l'intervento dell'ingegner Massimo Puggioni e per finire avremo il tempo per le vostre domande che potete scrivere tranquillamente nella chat. Man mano che durante la trattazione avete dei dubbi o dei quesiti da porre, scriveteli tranquillamente nella chat e verranno poi riportate al docente nello spazio appunto, che rimarrà dopo la trattazione. Vi ricordo fin da subito che se alcune domande non ci sarà stata la risposta, non saranno evase, verranno date poi per iscritto e le troverete tranquillamente nella pagina di Eventi PA dedicata a questo webinar. I macro argomenti di questo webinar sono appunto la SCIA unica e la SCIA condizionata. Come dicevo prima, lo strumento della chat è questo valido strumento, tool che ci serve per poter appunto interagire sia con me che con i docenti. Per qualsiasi cosa sono qui nella chat a vostra disposizione e riporterò tutte le domande presenti nella chat nel box per il docente. Ricordo ancora che nella pagina di Eventi PA nel quale vi siete iscritti, troverete a stretto giro nei prossimi giorni le slide, la registrazione e poi le risposte alle vostre domande. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e un buon webinar e lascio la parola all'ingegner Massimo Puggioni. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Paola per l'introduzione. Oggi affronteremo il tema della segnalazione certificata di inizio attività. Cercheremo di fare un attimo una carrellata su quelle che è l'evoluzione storica di questo istituto, ma non tanto, diciamo, per ripercorrere dei passaggi che appartengono al passato e che quindi interessano, diciamo, relativamente l'attività quotidiana, tanto per comprendere quale sia stata la genesi e l'evoluzione di questo istituto negli anni e quali sono poi, diciamo, le caratteristiche applicative della SCIA, nonché della SCIA unica e della SCIA condizionata, che sono
diciamo, le ultime evoluzioni dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività introdotte a seguito della riforma Madia nell'attività quotidiana degli sportelli unici e comunque delle pubbliche amministrazioni che diciamo, costituiscono l'oggetto del nostro ciclo di incontri. In questa slide vi ho riportato, diciamo, quella che è stata la genesi della DIA che poi, si è, trasformata negli anni in SCIA. La di denuncia di inizio attività, cosiddetta DIA, è stata introdotta per la prima volta, nell'anno, appunto, 1990 con la legge 241. I motivi che hanno portato il legislatore a introdurre questo istituto sono stati, diciamo, una serie di considerazioni sul fatto che fosse necessario introdurre un regime amministrativo più semplice e più veloce per garantire l'iniziativa privata da parte dei cittadini. Nel sistema della pubblica amministrazione italiana, che diciamo discende da un sistema di tipo, possiamo così dire, borbonico, siamo sempre stati abituati a ragionare in termini di pubblica amministrazione che deve dare il permesso, l'autorizzazione, un assenso al cittadino per realizzare una determinata iniziativa privata. Ecco, a un certo punto il legislatore ha preso atto che i tempi per il rilascio delle autorizzazioni, degli atti di assenso da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti del privato erano troppo lunghi e incompatibili con quelle che erano le esigenze anche di celerità e di certezza dell'interessato. Ecco, se l'interessato per realizzare una determinata iniziativa deve aspettare dei mesi prima di avere la propria autorizzazione, questo è incompatibile, soprattutto dal punto di vista delle attività imprenditoriali che hanno necessità di avere una certezza anche di cantierabilità della propria iniziativa. Si è posta quindi l'esigenza di individuare dei casi più semplici da individuare ad un regime meno da assoggettare, scusate, ad un regime meno gravoso dal punto di vista amministrativo. Questo anche per rendere indifferente per il cittadino i tempi di controllo da parte della pubblica amministrazione, perché in un regime autorizzatorio classico, quando, cioè nel quale l'autorizzazione viene rilasciata al privato a valle dell'effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti da parte della pubblica amministrazione, il tempo che la stessa pubblica amministrazione impiega per effettuare le verifiche di conformità è un elemento rilevante, diciamo, nel processo autorizzatorio, perché il cittadino deve aspettare fino a quando l'amministrazione non compie tutte le proprie verifiche. Nel sistema della SCIA o della DIA 30 anni fa, diciamo, questo è stato introdotto per rendere indifferente per il cittadino il tempo che la pubblica amministrazione impiega per effettuare i propri controlli, quindi anticipando la formazione del titolo abilitativo ad un momento precedente. La prima versione dell'articolo 19 della legge 241, che istituiva appunto la denuncia di inizio attività, mi interessa, diciamo, leggerlo più che altro per evidenziare quelle che sono principalmente le differenze con l'istituto attuale. E mi interessa non tanto perché oggi ovviamente diciamo, il testo originario della norma non lo applichiamo più, ma perché a volte fatichiamo a comprendere esattamente la portata dell'istituto della SCIA perché rimaniamo ancorati ad alcuni concetti che erano quelli originari della DIA e che sono stati poi innovati e superati nelle successive formulazioni della norma. Vedete, nell'articolo 19 originario era previsto che con un successivo regolamento dovevano essere individuati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta o atto di consenso, potesse essere intrapreso a seguito di denuncia di inizio attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente. La norma prevedeva che in tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti. Sono
salvo che non sia possibile conformare alla normativa vigente l'attività entro un termine prefissato dall'amministrazione. Il comma 2 di questo articolo prevedeva che con regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. Ora, alcuni principi sono rimasti immutati e li ritroviamo anche nella disciplina della SCIA, ma alcune cose sono, diciamo, state modificate in maniera anche abbastanza radicale. La prima cosa che possiamo notare nella prima versione della legge che introduceva il regime semplificato era che era demandata a un decreto l'individuazione puntuale dei casi in cui si poteva applicare. Quindi la DIA, nella sua originaria formulazione, non era un principio generale come è oggi la SCIA, ma veniva demandata ad un regolamento di individuare i casi specifici in cui questo si poteva applicare. Inoltre, non era richiesta nessuna autocertificazione o asseverazione da parte dell'interessato del rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla norma vigente. Nella DIA originaria, l'interessato non asseverava, non attestava di rispettare tutti i requisiti e i presupposti previsti dalla norma per realizzare quella determinata iniziativa, ma semplicemente comunicava, denunciava l'intenzione di avviare quell'attività e l'amministrazione doveva farne i controlli, doveva verificare successivamente la sussistenza di quei requisiti e dei presupposti. La differenza stava solamente nel fatto che nel regime autorizzatorio classico il cittadino doveva aspettare l'autorizzazione, mentre nella DIA poteva avviare subito o dopo il decorso di un determinato termine la propria iniziativa, ma non era demandata al privato una verifica a monte sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge. E vedete, il termine per l'effettivo inizio dell'attività poteva variare caso per caso, perché con quello stesso regolamento che individuava i casi di applicabilità della DIA si poteva individuare, in alcuni casi si poteva iniziare subito, in altri si doveva attendere un termine. Il regime della DIA, denuncia di iniziatività, che poi è diventata dichiarazione di iniziatività e infine SCIA, segnalazione di inizio, certificata di iniziatività, dal 1990 al 2020 è stato innovato ben 18 volte. Ora, non mi interessa in questa sede passare in rassegna, anche perché sarebbe noiosissimo e di scarsa utilità pratica, vedere quali sono stati tutti questi 18 ritocchi alla disciplina della DIA che ci hanno portato fino alla SCIA che conosciamo oggi. Però sicuramente è importante evidenziarne i tratti salienti, che sono innanzitutto una generalizzazione dell'istituto. Come abbiamo visto nella prima versione, ci voleva un elenco specifico dei casi in cui si poteva applicare la DIA. Con le successive versioni della norma è stata introdotta una disciplina che vale in tutti i casi. L'articolo 19 della 241 oggi ci dice che ogni atto di autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, a ricorrere di determinati presupposti che vediamo tra un attimo, è sostituito da una SCIA. Questo vuol dire che non è necessario che ci sia un elenco che mi individua caso per caso quando la SCIA è effettivamente applicabile, ma a ricorrere di quei presupposti l'autorizzazione è sempre sostituita da una SCIA. Noi sappiamo bene che nel 2016, con il decreto legislativo 222, è stata, diciamo, approvata una ricognizione dei regimi amministrativi con una tabella che ci dice effettivamente in quali casi è applicabile la SCIA. Ma sappiamo anche che la ricognizione dei regimi amministrativi operata dal decreto legislativo 222, anche se ampia, anche se ricomprende i casi più frequenti che ritroviamo nell'attività quotidiana, non è onnicomprensiva ed esaustiva. Ci sono tanti casi, tanti titoli abilitativi, tante attività che non sono citate nella tabella del decreto legislativo 222. Questo non vuol dire che a quei casi non si possa applicare la SCIA, ma semplicemente che non sono stati mappati. Questo perché la disciplina attuale della SCIA prevede una applicabilità generale.
ma lo vediamo nel dettaglio tra un attimo. Secondo punto molto importante, è stata introdotta l'attestazione di conformità alla norma, eventualmente corredata da asseverazioni tecniche. Nella prima versione della DIA, il cittadino non era tenuto a dichiarare che la propria iniziativa, la propria attività rispettava i requisiti e i presupposti previsti dalla legge. Era demandata semplicemente una verifica d'ufficio da parte della pubblica amministrazione competente. Successivamente è stato introdotto un elemento assolutamente rilevante, e cioè il fatto che il cittadino, nel segnalare l'inizio dell'attività, deve anche autocertificare che quell'attività che intende intraprendere rispetta tutti i requisiti e i presupposti previsti dalla legge. Questo, guardate, ha un corollario molto importante, perché nella primissima versione della DIA era chiaro che un istituto del genere, in cui il cittadino denuncia l'intenzione di avviare un'attività senza di fatto asseverare alcuna conformità, ma demandando semplicemente alla pubblica amministrazione un controllo ex post sulla conformità di quell'attività, era un modello applicabile esclusivamente a casi più semplici, nei quali, diciamo, l'eventuale difformità poteva creare poco danno. Mentre il fatto di demandare al cittadino, contestualmente alla presentazione della SCIA, l'attestazione della conformità di quell'attività ai requisiti e ai presupposti previsti dalla legge, dà una forza diciamo, a questa tipologia di istituto e di titolo abilitativo che è nettamente maggiore di quella originariamente prevista. Perché noi stiamo dicendo che tu ti assumi la responsabilità di verificare a monte che l'attività sia effettivamente conforme alla norma, e alla pubblica amministrazione residua ovviamente un potere di controllo che segue comunque una verifica che è demandata al cittadino stesso. In questo senso la SCIA non, a ben vedere, non dà una garanzia di conformità inferiore a quella dell'autorizzazione classica, perché comunque c'è un'assunzione di responsabilità da parte del privato interessato. È semplicemente un rovesciamento dei ruoli e delle tempistiche di questa verifica. Ma ve lo dico perché è molto importante superare diciamo, la lettura concettuale secondo cui la SCIA è un istituto che si può applicare solo a casi più semplici che hanno necessità di una minore tutela. In realtà non è così. Diciamo, nelle intenzioni del legislatore, la SCIA è assolutamente equivalente all'autorizzazione a livello di tutela dell'interesse pubblico, semplicemente non essendoci una discrezionalità amministrativa e quindi essendoci una norma che a monte stabilisce in maniera chiara ed oggettiva quali sono i requisiti e i presupposti che devono essere rispettati, è possibile demandare all'interessato di verificare a monte la sussistenza di questi presupposti per avviare immediatamente la propria attività senza necessità che l'amministrazione lo verifichi prima, cosa che evidentemente resta imprescindibile in tutti i casi in cui c'è una discrezionalità e quei requisiti e quei presupposti non sono predeterminati, ma devono essere valutati discrezionalmente caso per caso. È stato inoltre riformato negli anni più volte il termine in cui l'intervento può essere avviato. Ci sono stati dei momenti in cui la DIA era immediatamente efficace, poi sono stati introdotti dei termini di 30 giorni che hanno creato più confusione che altro, a dire il vero, almeno secondo la mia personale opinione, perché se tu al cittadino dici: presenta una dichiarazione di inizio attività, aspetta 30 giorni e poi puoi avviare la tua attività. Questo ingenera molto spesso una confusione in chi ovviamente non è, come dire, ferrato in materia soprattutto di diritto amministrativo, per cui pensa che i 30 giorni sono quelli entro cui l'amministrazione può verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti, quindi dice: trascorsi quei 30 giorni, io sono assolutamente sicuro che tutto vada bene, quando in realtà non è così, perché il termine per le verifiche è cosa diversa dal termine di attesa, diciamo, per la formazione del titolo abilitativo. Ma questo è stato superato perché in questo momento
La SCIA è immediatamente efficace e quindi non prevede un termine di attesa tra la sua presentazione e la possibilità di avviare effettivamente l'attività. È stato riformato più volte il sistema delle verifiche e degli atti conseguenti, anche se l'impianto è rimasto più o meno coerente con quello iniziale. Inoltre, nell'ultima, riforma del 2016 è stato introdotto il coordinamento con altre SCIA, comunicazioni e autorizzazioni espresse con appunto l'introduzione della SCIA unica e della SCIA condizionata che tra un attimo vediamo e infine, come vi accennavo, con il decreto legislativo 222 è stata operata una ricognizione dei casi di applicabilità che mi preme ricordarvi ancora una volta, non è una ricognizione esaustiva, cioè non è un elenco come quello che prevedeva la prima versione della norma, per cui se in quella tabella non è citata l'attività, la SCIA non è applicabile, ma è semplicemente un elenco esplicativo che ci aiuta a individuare in quali casi si può applicare, ma non essendo esaustivo, non è l'elenco di tutti i casi in cui la SCIA può essere applicata. Ce ne sono degli altri che non sono stati riportati nel 222. Auspichiamo sicuramente tutti che il 222 venga, cioè che quel lavoro venga proseguito implementando ulteriormente quella tabella con i casi che sono rimasti fuori, ma il fatto che non siano citati non esclude l'applicabilità della SCIA. Ecco, il campo di applicazione della SCIA vigente è introdotto dal primo periodo dell'articolo 19,1 della legge 241, che ci dice che la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso, nulla osta comunque denominato, nonché iscrizione in appositi albi o ruoli necessari per l'esercizio di attività, a due condizioni. La prima condizione è che il rilascio del titolo abilitativo dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Detto in altri termini, non sussiste una discrezionalità della pubblica amministrazione. L'amministrazione, come vi dicevo poco fa, non deve effettuare una valutazione secondo criteri generali, ma deve semplicemente ma è la norma, quindi la legge o altri atti amministrativi a contenuto generale che individuano in maniera puntuale, chiara, oggettiva e predeterminata quali sono i presupposti per il rilascio dell'atto e quindi per l'acquisizione del titolo abilitativo. Inoltre, la seconda condizione per l'applicabilità della SCIA è che non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, perché laddove abbiamo ancora limiti o contingenti o strumenti di programmazione, la SCIA non è applicabile. A dire il vero, su questo secondo punto ci sono stati negli anni delle normative, soprattutto a livello regionale, che sono andate un po' oltre quello che è la previsione della 241. Pensiamo, un caso emblematico è quello delle medie strutture di vendita. Al dettaglio, che normalmente prevedono nella disciplina statale e nelle discipline regionali di tante regioni d'Italia il rilascio di una autorizzazione espressa. Questo perché sono previsti strumenti di programmazione settoriale, ancorché non possano più esserci limiti o contingenti complessivi per effetto della liberalizzazione delle attività commerciali operata recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva Bolkestein, come tutti ben sappiamo, ci sono ancora degli strumenti di programmazione, soprattutto di natura urbanistico-commerciale, e questo prevede quindi che debba andare in autorizzazione. Tuttavia, ci sono diverse regioni che hanno previsto che anche in questi casi si possa applicare una SCIA semplicemente introducendo la asseverazione tecnica spesso di conformità con i criteri di programmazione settoriale. Quello che volevo sottolinearvi è che la norma, il testo della norma muove come presupposto dal fatto che la normativa settoriale preveda un'autorizzazione. Quindi la SCIA non è necessariamente o non è introdotta come un atto che è previsto dalla specifica normativa settoriale. Solo in questi ultimi anni stiamo assistendo
all'approvazione di norme, di discipline settoriali che prevedono già direttamente che per avviare una determinata attività si presenti una SCIA e che quindi si richiamano direttamente all'istituto della SCIA di cui all'articolo 19 della 241. Ma nella sua natura, l'istituto della SCIA è sostitutivo, quindi muove i propri passi dal presupposto che la norma di settore prevede il rilascio di un atto di assenso espresso, che tuttavia non è discrezionale e non sono previsti strumenti di programmazione settoriale, e quindi è ex lege sostituito da una SCIA. Ecco in che senso poi il decreto legislativo 222 ci aiuta a capire, almeno per le attività che sono mappate in quel decreto, quando è che questi presupposti sono rispettati e quindi quando è che quell'autorizzazione si può intendere sostituita da una SCIA. Sono esclusi normativamente dalla SCIA i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. E questo è facilmente comprensibile perché in ambito ambientale o in ambito di tutela paesaggistico-culturale, diciamo, la modalità con cui la pubblica amministrazione, effettua i propri controlli e le proprie verifiche è di per sé discrezionale e quindi è naturale che in quei casi siano esclusi dal campo di applicabilità della SCIA, che come vi ho detto, appunto, non sono discrezionali. Sono poi esclusi dalla SCIA, a prescindere dal fatto che quindi ci sia o meno una natura discrezionale, tutti gli atti rilasciati da alcune tipologie di amministrazione, che sono quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, asilo, cittadinanza, amministrazione della giustizia, amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché gli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa comunitaria. Questi atti, con queste materie, diciamo, sono esclusi dal campo di applicabilità della SCIA, a prescindere dal fatto che siano discrezionali o meno, a meno che ovviamente la stessa normativa settoriale non individui la possibilità di applicare diciamo, regime più semplice e quindi una SCIA o addirittura una comunicazione anche in questi ambiti. Pensiamo ad esempio al caso della licenza fiscale per la vendita degli alcolici che dovrebbe essere esclusa appunto dalla SCIA perché, vedete, rientra atti rilasciati dalle amministrazioni preposte all'amministrazione delle finanze, perché di quello si tratta, che però poi col decreto legislativo 222 è stato ricondotto al regime della comunicazione, quindi addirittura un regime più semplificato rispetto alla SCIA, ma è stato fatto con un atto ad hoc. Non si può applicare il principio generale per cui questo tipo di atti sono sostituiti appunto dalla SCIA perché rimangono esclusi dal campo di applicazione. Come vi dicevo, la SCIA è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000. Rovesciamo un attimo la lettura di questa frase. La SCIA è corredata da autocertificazioni relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo. Cioè, quando il cittadino privato presenta una SCIA, deve dichiarare che sussistono tutti i requisiti e i presupposti di cui al primo periodo e quindi che costituiscono il presupposto del rilascio dei titoli abilitativi che sono sostituiti dalla SCIA stessa. E quindi sono i requisiti e i presupposti per esercitare quella determinata attività. Questi requisiti e questi presupposti sono dichiarati da chi? Direttamente dall'interessato per tutto quello che attiene a dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio secondo i criteri previsti dal DPR 445 del 2000. Solo dove espressamente previsto dalla norma vigente, sono dichiarati da tecnici abilitati, ovvero da dichiarazioni di conformità da parte delle agenzie delle imprese. Le agenzie delle imprese sono l'istituto che era stato introdotto
dal DPR 160 del 2010, che non ha avuto una particolare fortuna nel panorama degli sportelli unici per le attività produttive in Italia. Quindi diciamo che, per farla breve, queste dichiarazioni di conformità sono normalmente rese dal proponente, quindi dall'interessato stesso che presenta la SCIA, e solo in casi particolari dove espressamente prevista dalla norma sono rese da tecnici abilitati all'esercizio della professione, quando ci sono particolari, diciamo, verifiche di natura tecnica professionale che devono essere rese da, appunto, da un tecnico abilitato. Il caso emblematico è più, diciamo, frequente è quello della scia edilizia, dove abbiamo un'asseverazione di conformità resa da un tecnico abilitato, o ad esempio la segnalazione certificata di agibilità, dove c'è un'asseverazione da parte del tecnico. C'è poi un ulteriore periodo, sempre previsto dall'articolo 19, che è dall'applicabilità più complicata, che prevede che nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, esse sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Cosa ci sta dicendo il legislatore? La legge ci dice che anche se in quel determinato procedimento, per il rilascio di quella determinata autorizzazione che è sostituita dalla SCIA, è prevista l'acquisizione di pareri o di verifiche da parte di soggetti terzi rispetto all'ente competente al rilascio di quell'atto, questo non è motivo sufficiente per ritenere che quella autorizzazione non possa essere sostituita da una SCIA. Perché se anche quel tipo di verifiche sono sostituite, cioè sono non discrezionali e non prevedono una programmazione specifica, anche queste sono sostituite dalle attestazioni e asseverazioni, salva la successiva verifica da parte dell'ente competente. Vi faccio un esempio che è un po' legato alla normativa che conosco più direttamente, che è quella della mia regione. Non mi perdonerete, ma per ragioni evidenti non riesco a farvi un esempio che sia collegato a una normativa regionale piemontese, ma quello che mi interessa non è l'esempio, ma è il concetto. Ad esempio, qui da noi in Sardegna, per l'avvio dell'agriturismo, si presenta una SCIA, l'ente competente è il comune, ma poi abbiamo un'agenzia regionale per l'agricoltura a cui è demandata la verifica della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristica. Ora, al di là di questo, in questo caso, vedete, io ho un ente competente che è il comune, che secondo la vecchia normativa doveva rilasciare un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agriturismo previa acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per l'agricoltura. Anche in questo caso l'autorizzazione viene sostituita da una SCIA e anche le verifiche di competenza dell'Agenzia regionale dell'agricoltura sono sostituite dall'asseverazione dell'interessato circa la prevalenza dell'attività agricola sulle attività agrituristiche, e poi l'Agenzia regionale effettua un controllo a valle sull'effettiva sussistenza di questi requisiti e di questi presupposti. Questa, se vogliamo, un altro esempio è il caso della SCIA edilizia, dove io posso avere la verifica da parte di altri soggetti sulla sussistenza di requisiti e dei presupposti. Ad esempio, io posso avere un ufficio anche legato all'organizzazione del singolo comune, no? Che si occupa dell'istruttoria più prettamente edilizia, e magari avere un altro ufficio che sostituisce quelle che erano le vecchie verifiche della ASL, dell'ufficiale sanitario, sui requisiti igienico-sanitari del progetto edilizio, e quindi avere due, diciamo, soggetti che compiono l'istruttoria sul medesimo progetto. Anche in questo caso, diciamo, il tutto è sostituito dalla SCIA.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata anche nei casi di cui all'articolo 19 bis, 2, quindi anche nei casi di scia unica, sin dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Come vi ho detto, nei 30 anni di vita della DIA poi scia, abbiamo avuto più volte questo balletto per cui si è passati da 0 giorni a 30 giorni a 0 giorni. Attualmente il legislatore ha finalmente chiarito che la scia è immediatamente efficace ed è immediatamente efficace anche nei casi di scia unica. Precisazione che, se vogliamo, è pleonastica, ma è legata ad una possibile, come dire, un possibile dubbio che può venire agli enti competenti nell'applicazione di questa normativa. Io spesso ricevo segnalazioni o quesiti, dubbi, legati al fatto, all'esempio pratico, diciamo, delle manifestazioni pubbliche che rientrano nei casi in cui, diciamo, le autorizzazioni di quell'articolo 68-69 del TULPS possono essere sostituite da una scia. Quindi eventi che si svolgono entro la mezzanotte con un numero di partecipanti non superiore alle 200 persone. La norma ci dice sono realizzabili previa presentazione di una scia. La domanda che tanti fanno in questi casi è: ma se l'evento si svolge il sabato, per esempio, e l'interessato manda via PEC o tramite il portale, nei casi, diciamo, in cui il SUAP opera tramite un portale, la scia la manda, che ne so, il venerdì pomeriggio o anche il sabato mattina per l'effettuazione di un evento il sabato sera, come facciamo a ritenere valida questa scia se, diciamo, è stata mandata quando gli uffici non avrebbero potuto vederla? Ebbene, questo in realtà è un falso problema, nel senso che la scia, per sua natura, è un atto in cui è il cittadino che si assume in prima battuta la responsabilità della conformità di quell'intervento alla normativa vigente. L'amministrazione fa una verifica postuma, successiva. Ecco perché il legislatore qui ci dice: guardate che la scia vale subito anche nei casi di scia unica, perché nei casi di scia unica è evidente che io ho un soggetto che è lo sportello unico che riceve la scia e che poi la deve girare agli enti e alle amministrazioni che devono compiere le verifiche. Enti e amministrazioni che devono compiere le verifiche che possono ricevere la scia solo dopo che l'attività effettivamente è stata avviata. Ma questo non è un problema, perché comunque l'interessato si è assunto la responsabilità di dichiarare la conformità di quell'intervento alla normativa vigente. Questo, diciamo, questa slide ve l'ho riportata perché il decreto legislativo 126 prevede che a seguito della presentazione di istanze o anche di scia o di comunicazioni venga rilasciata immediatamente anche in via telematica una ricevuta che attesta la venuta presentazione di istanza della segnalazione, eccetera. Ma questo, diciamo, va un po' diciamo, in contrasto con quello che prevede il DPR 160 del 2010, secondo il quale è il rilascio della ricevuta che costituisce titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività. Per cui, leggendo insieme queste due norme, uno potrebbe essere portato a ritenere che è vero che la scia è immediatamente efficace, ma di fatto l'attività non può essere avviata finché non avviene questo rilascio della ricevuta da parte dello sportello unico competente appunto a ricevere la scia. In realtà questa apparente discrasia viene chiarita dall'ultimo periodo di questo comma del decreto legislativo 126, che mi dice che le istanze, segnalazioni e comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, fermo restando la responsabilità del soggetto competente. La scia viene presentata sin da quel momento, l'interessato può avviare la propria attività, a prescindere dal fatto che poi l'amministrazione sia tenuta a rilasciare una ricevuta, la scia è comunque immediatamente efficace, anche nelle more del rilascio di questa ricevuta e anche se la ricevuta non viene rilasciata affatto. Questo perché quello che dobbiamo capire, soprattutto a livello concettuale, al di là di tutti i tecnicismi
di tutte le tempistiche e di tutti, diciamo, i passaggi che la norma prevede in maniera più o meno dettagliata, che vedremo tra un attimo, ma che approfondiremo in maniera ancora più, diciamo, specifica la settimana prossima, quando faremo un webinar apposito su come si devono svolgere i controlli conseguenti alla SCIA e come devono essere emessi anche gli atti eventualmente prescrittivi o di interdizione di prosecuzione dell'attività, di conformazione, insomma, quelli che sono dovuti a seguito delle verifiche, è che c'è la SCIA rovescia il flusso logico delle verifiche e del titolo abilitativo. Nel procedimento autorizzatorio classico, quello che prevede appunto il rilascio di un atto espresso di assenso da parte della PA, il cittadino presenta un'istanza. A seguito della presentazione di questa istanza, la pubblica amministrazione effettua l'istruttoria e quindi verifica che quell'intervento sia effettivamente conforme alla norma, e solo una volta accertato che appunto l'intervento è conforme, rilascia l'autorizzazione, la concessione, il titolo abilitativo comunque denominato, e a seguito di questo rilascio il cittadino può avviare la propria attività. Nella SCIA questo viene rovesciato, perché il cittadino presenta la SCIA. Nella SCIA, come vi ho evidenziato, il cittadino dichiara che quell'attività rispetta tutte le prescrizioni imposte dalla norma, quindi si assume in prima battuta la responsabilità di aver verificato la piena conformità di quell'attività alla norma vigente, e l'attività la avvia, la può avviare subito, immediatamente. La pubblica amministrazione che riceve questa SCIA fa un'istruttoria e una verifica di conformità, che vedete, non è più a monte rispetto all'avvio dell'attività, ma è a valle, avviene dopo che quello che il cittadino, che il privato ha avviato la sua attività. Se tutto va bene, non deve far nulla. Non c'è bisogno che rilasci un parere. Io tutt'oggi mi capita quando mando, perché anch'io lavoro in un SUAP, quando mando le SCIA a determinati enti, mi rispondono con un parere favorevole. Allora, quando questo succede, è evidente che c'è, come dire, un qui pro quo, cioè non ci stiamo capendo del tutto, perché se io ti mando una SCIA non ti sto chiedendo un parere, ti sto chiedendo di fare delle verifiche sulla conformità di quell'attività. Il parere favorevole è inutile, e sapete perché è inutile? Perché il titolo abilitativo si è già formato, quello ha già avviato la sua attività, non è lì ad aspettare un parere di nessuno. Per cui, se tutto va bene, non c'è bisogno di fare niente, di esprimere nessun parere e nessun atto di assenso. Viceversa, bisogna scrivere, bisogna agire quando non va tutto bene, quando ci sono appunto eventuali provvedimenti prescrittivi di conformazione, diciamo, come li chiama l'articolo 19 della 241, o interdittivi, che sono appunto i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. Ma in realtà lo facciamo, quindi dobbiamo agire solo quando c'è qualcosa che non va. Ed ecco perché, tornando all'esempio che vi ho fatto prima, non dobbiamo scandalizzarci se in realtà il cittadino ci presenta una SCIA per realizzare una manifestazione o per avviare un'attività, me la presenta il venerdì pomeriggio o il sabato, l'attività la avvia e poi io la SCIA la vedo solo il lunedì. Perché non è richiesto che l'amministrazione la SCIA la veda prima. Lui si è assunto la responsabilità. Io potrò compiere le mie verifiche a valle della sua iniziativa. Ecco cosa vuol dire rendere indifferente per il privato il tempo che l'amministrazione impiega a compiere le sue verifiche. Quello sta lavorando, lui ha avviato la sua attività, non è lì ad aspettare che io faccia le mie verifiche. E io, se vogliamo, con più calma, anche se, insomma, ho sempre dei termini che sono anche abbastanza stringenti, ma con più calma, perché lui non sta aspettando me, posso compiere le mie verifiche e verificare che effettivamente quell'attività sia conforme alla normativa vigente. Ed ecco quali sono questi termini. I termini sono di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.
ridotti a 30 per le SCIA edilizie. Adotta appunto, entro questi termini, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che non sia possibile prescrivere, quindi una conformazione dell'attività alla normativa vigente. In questi casi l'amministrazione invita il privato a provvedere a conformare l'attività prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Rovesciamo un attimo questa formulazione. Il legislatore cosa ci sta dicendo? Allora, se l'attività è conformabile, se quindi modificando in maniera più o meno invasiva l'oggetto di questa attività è possibile riportarla nell'alveo della previsione normativa, l'amministrazione deve sempre invitare l'interessato a conformarsi entro un termine non inferiore a 30 giorni, decorso il quale, se la conformazione non è avvenuta, l'attività deve intendersi vietata. Se invece quell'attività non è conforme e non lo è così e non lo è e non c'è manco la possibilità, diciamo, di conformarla, si adotta direttamente il divieto di prosecuzione dell'attività. Mi dice ancora che normalmente, quando io emetto un provvedimento di conformazione dell'attività alla normativa vigente, l'attività può proseguire nelle more della conformazione stessa. A meno che, ma guardate, è un'eccezione, non ci siano attestazioni non veritiere o ci sia un pericolo per la tutela di interessi pubblici sensibili, quindi in materia di ambiente, di paesaggio, di beni culturali, di salute, di sicurezza pubblica o di difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. Quindi il principio generale è che l'attività prosegue nelle more della conformazione. Ma se questa prosecuzione può essere pericolosa perché possiamo creare potenzialmente dei danni a un, diciamo, interesse pubblico tutelato tra questi citati, allora si dispone che l'attività venga sospesa nelle more della conformazione stessa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, interrompe i termini per l'effettuazione delle verifiche che ricominciano a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. Cosa succede se se diciamo decorsi questi 60 giorni che appunto sono ridotti a 30 per le SCIA in materia edilizia? Già l'articolo 19 della legge 241 ci dice che l'amministrazione può agire decorso suddetto termine nell'esercizio del potere di autotutela in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21 nonies della 241. Ma questo è stato reso ancora più pregnante dall'ultima modifica dell'articolo 2 della legge 241 che ha introdotto il comma 8 bis, che mi dice che le determinazioni relative ai provvedimenti, saltiamo questa prima parte che riguarda la conferenza di servizi o comunque i pareri espressi, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti di cui agli articoli 19, commi 3 e 6 bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci. Quindi, se io faccio un provvedimento di conformazione, un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oltre i 60 giorni dalla presentazione della SCIA o 30 per le SCIA edilizia, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. Quindi, io posso agire solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, il quale si riferisce più precisamente ad un provvedimento amministrativo, ma diciamo i requisiti e i presupposti si ribaltano e si applicano anche nei casi che stiamo dicendo. Quindi posso agire solo in presenza di violazione di legge. Eccesso di potere o incompetenza, in realtà in una SCIA non è questo il caso. Fondamentalmente agisco quando mi trovo di fronte ad un caso di violazione di legge,
sussistendo le ragioni di pubblico interesse prevalente, quindi devo motivare sulla prevalenza dell'interesse pubblico alla rimozione degli effetti di quella scia piuttosto che all'interesse privato al mantenimento dei suoi effetti, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi dal momento dell'adozione, dal momento, diciamo qui, del decorso del termine per l'adozione di quel provvedimento, che era appunto di 60 giorni dalla presentazione della scia, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Insomma, posso agire. Allora, se agisco ordinariamente in ritardo, l'atto è inefficace. Posso agire solo in presenza dei presupposti stringenti previsti dall'articolo 21 nonies e con una forte motivazione sulla prevalenza dell'interesse pubblico alla rimozione degli effetti di quella scia sull'interesse privato, che è chiaramente al mantenimento della stessa. Con la riforma Madia nel 2016 è stato introdotto il concetto di scia unica, che, se vogliamo, non è un concetto nuovo, soprattutto in ambito SUAP, in cui io già col DPR 160 del 2010 avevo una disciplina della unicità del procedimento e quindi, diciamo, di un procedimento che mette insieme diversi adempimenti. Ma, diciamo, questo è stato ribadito con l'introduzione della cosiddetta scia unica nell'articolo 19 bis della legge 241 del 90. La, diciamo, come dire, dicitura letterale di questo comma lascia un pochino a desiderare, nel senso che è un po' orpelloso e ripetitivo, però fondamentalmente, vedete, dice: se per lo svolgimento di un'attività soggetta a scia sono necessarie altre scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica scia allo sportello unico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io, ad esempio, devo avviare un'attività di commercio, esercizio di vicinato alimentare, e noi sappiamo che per avviare un'attività di questo genere io devo presentare una scia di inizio attività commerciale, sicuramente una notifica sanitaria dal regolamento 852 del 2004. E badate, e ci sta dicendo: guarda, che non devi presentare una scia e una notifica, due segnalazioni, ma ne devi presentare una unica che le racchiude tutte e due. Cioè sta mettendo a sistema diversi adempimenti. L'amministrazione che riceve la scia, che quindi è lo sportello unico, la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività. Ci sta dicendo, così come da principio generale di funzionamento dello sportello unico, questo prende la scia unica e la smista alle varie amministrazioni e uffici che sono tenuti ad effettuare i controlli di merito, che non cambiano. Cioè, il fatto che io abbia unificato la scia non, come dire, non cambia l'assetto delle competenze. La notifica igienico-sanitaria per alimenti continuerò a trasmetterla all'ASL, perché sono loro che devono verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti in materia igienico-sanitaria. Ed eventualmente questi, una volta compiute queste verifiche, devono presentare almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini per le verifiche eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Il legislatore qui non si accontenta di aver, come dire, raccordato in una scia unica la fase di presentazione, ma sta raccordando anche l'eventuale fase prescrittiva o inibitoria, perché mi sta dicendo: le altre amministrazioni che rilevassero delle carenze, delle difformità rispetto alla norma, le segnalano al SUAP, ma non si limitano a segnalarle, come dire, giocando a scaricabarile, ma devono inviare una proposta per l'adozione del provvedimento di conformazione o di divieto di prosecuzione dell'attività, e lo devono fare almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini per le verifiche. Questo perché se io SUAP, che ho ricevuto la scia, ho
ho 60 giorni di tempo per l'effettuazione delle verifiche e per l'emissione degli eventuali provvedimenti prescrittivi o interdittivi necessari, è evidente che le altre amministrazioni che devono compiere le verifiche me lo devono dire per tempo, quindi almeno 5 giorni prima della scadenza di quel termine, in modo che io abbia tempo per emettere effettivamente il provvedimento. E quindi per gli enti terzi, in definitiva, i termini per l'effettuazione delle verifiche si riducono a 55 giorni, ridotti a 25 nei casi di SCIA edilizia. Questo perché lo sportello unico poi deve avere il tempo di emettere effettivo il vero e proprio provvedimento a seguito di proposta da parte dell'amministrazione competente. Su queste cose ci torniamo in maniera più dettagliata la settimana prossima, quando parliamo delle verifiche e degli atti conseguenti alle verifiche stesse. Però, giusto per inquadrare diciamo, il quadro normativo, oggi ci fermiamo, diciamo, a questo punto, con una promessa di approfondimento per l'appunto la settimana prossima. E infine, sempre l'articolo 19,2 della 241 introduce la SCIA cosiddetta condizionata. Quindi, quando l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni non sostituibili evidentemente dalla stessa SCIA, l'interessato presenta allo sportello unico l'istanza a seguito della quale è rilasciata la ricevuta. Il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato. Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che se io ho una SCIA, se per avviare quella determinata attività, oltre alla SCIA, sono necessari atti di assenso che non possono essere sostituiti dalla SCIA. Il caso più classico è SCIA edilizia con autorizzazione paesaggistica, poniamo, no? Ma sul versante delle attività economiche e produttive potrei ipotizzare, ad esempio, l'apertura di una gioielleria, che è un esercizio di vicinato, ma necessita della licenza del questore per la vendita di oggetti preziosi, che è una licenza che non è sostituibile da una SCIA, perché rientra nelle esclusioni in quanto licenza di competenza di un'amministrazione preposta alla pubblica sicurezza e quindi di per sé esclusa dal campo di applicazione dell'articolo 19. In tutti questi casi l'interessato presenta la SCIA contestualmente all'istanza per l'acquisizione dell'atto espresso che ne costituisce presupposto. Lo sportello unico, nei casi previsti dall'articolo 14 della 241, quindi quando ho una pluralità di atti di assenso, di competenza di diverse amministrazioni, indice una conferenza di servizi ad esito della quale rilascia la determinazione motivata di conclusione della conferenza che costituisce autorizzazione per gli aspetti discrezionali che sono, diciamo, gli atti presupposti. Dal momento quindi di rilascio di queste autorizzazioni presupposte, la SCIA acquisisce efficacia e l'attività può effettivamente essere avviata. Quindi, diciamo, è come una SCIA che rimane congelata perché non consente di avviare l'attività fino a che non vengono rilasciati gli atti espressi che ne costituiscono un presupposto. Diciamo che a livello di disciplina generale della SCIA per oggi mi fermo qui, nel senso che poi mi riservo di approfondire, come vi ho detto, tutto il versante delle verifiche la settimana prossima. Vi ho riportato solamente alcuni casi, alcune ulteriori disposizioni generali del decreto legislativo 126 che sicuramente conoscete in maniera abbastanza dettagliata. Il decreto legislativo 126 è quello che istituisce anche la modulistica unica e prevede che le amministrazioni statali adottino moduli unificati e standardizzati e che diciamo
Vedete, definiscono esaustivamente per tipologia di procedimento i contenuti tipici, l'organizzazione dei dati delle istanze, segnalazioni e comunicazioni e la documentazione da allegare. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali con riferimento all'edilizia e alle attività produttive, i moduli sono adottati in sede di conferenza unificata. Sappiamo benissimo quali sono tutti i moduli che finora sono stati adottati in applicazione di questa disposizione di legge. Quello che mi interessa evidenziarvi è che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale di questi moduli e che l'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo, quindi integrazioni documentali, solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della pratica con quanto indicato nel comma 2, quindi con i moduli unificati. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unica pubblicata sul sito, cioè approvata in conferenza unificata e pubblicata sui siti istituzionali degli enti. In ottemperanza a questo, quindi la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione del servizio, con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi. Quindi bisogna stare molto attenti quando si chiedono integrazioni documentali a non esorbitare rispetto a quello che prevedono questi moduli appunto unici. Infine, sul decreto legislativo 222 del 2016 vi ho già parlato in apertura, è il decreto che individua per una gran parte delle attività con cui ci confrontiamo quotidianamente, quali sono i regimi applicabili, individuando comunicazione SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata e autorizzazione. Diciamo che la tabella personalmente non la trovo di particolare chiarezza, nel senso che è una tabella che a volte si riferisce al singolo adempimento, a volte tenta di mettere insieme più adempimenti in un'ottica, diciamo, di obiettivo finale dell'imprenditore, ma lo fa in una maniera che a volte non è del tutto trasparente per chi legge, cioè qui nell'esempio classico, no? Parliamo di tipografia, litografia, eccetera. Per l'avvio dell'attività, vedete, mi dice che è una SCIA, che è necessaria una SCIA. Poi mi dice in caso di tipografie e litografie, impatto acustico, SCIA unica o SCIA condizionata, a seconda che non si superino o si superino i limiti indicati nella zonizzazione acustica del territorio comunale. Nel senso che qui mi sta parlando dell'attività, però poi nel primo rigo mi individua quello che è il regime proprio di questa attività, che è appunto la SCIA. Poi mi dice: guarda, che quando hai impatto acustico potresti avere una SCIA unica se non superi i limiti di impatto acustico, perché in questo caso abbiamo una comunicazione di impatto acustico. Se invece li superi, hai una SCIA condizionata, perché hai la SCIA per l'avvio dell'attività e tipografia, più il nulla osta di impatto acustico, che è un atto espresso, presupposto in materia ambientale, e quindi questo ci porta verso una SCIA condizionata. Poi ho, nel caso di tipografie, litografie e stampa con oltre 5 addetti, ho una SCIA unica, perché ho l'avvio dell'attività più la SCIA di prevenzione incendi. Quello che diciamo è assolutamente un importantissimo punto di riferimento per capire quali sono i regimi applicabili, però a volte non tiene conto del fatto che determinati adempimenti possono magari essere stati espletati anche in precedenza, e quindi diciamo forse sarebbe stato più chiaro magari dividerli in maniera più capillare, però è assolutamente un punto di riferimento importantissimo per tutte le attività che sono mappate, e speriamo anzi che ne vengano mappate sempre di più. Mi fermerei qui perché vediamo un attimino di capire se ci sono state tante domande.
e vediamo di passare in rassegna quelle che sono le principali domande. Poi, come vi abbiamo detto in apertura, se qualcuna la salto e non rispondo a tutte, non preoccupatevi perché poi comunque risponderò per iscritto a tutte le domande. La troverete nella pagina del webinar. Allora, quando utilizzare il provvedimento conclusivo, la fonte dell'AFP che si utilizza con due atti in poi, mentre no, se vi è solo un atto, se è ancora attiva come procedura e quando la scia. Non so, non ho capito la domanda, quindi chiedo a chi l'avesse posta se può, prima, insomma, della fine del webinar, di scrivermi meglio la domanda perché non l'ho capita, francamente. Va bene, poi vediamo altre domande. Per la tipologia di procedimento amministrativo, qual è la scia? È scorretto inviare una comunicazione, articolo 10 bis della 241, per invitare a conformare la stessa entro 10 giorni prima di rigettarla, in quanto si applica solo ai procedimenti a distanza di parte. Allora, sì, è corretto. L'articolo 10 bis si applica ai procedimenti di istanza di parte e si riferisce al fatto che prima dell'emissione di un provvedimento di rigetto sia necessario informare l'interessato sulla sussistenza appunto motivi ostativi per dargli la possibilità anche di controdedurre. L'articolo 10 bis di per sé non si applica alla scia, anche se ci sono alcune normative regionali, ad esempio in Sardegna noi facciamo proprio così, che espressamente lo prevedono, cioè che dicono che prima dell'adozione di provvedimenti di conformazione o inibitori, a salvo ovviamente ragioni di motivata urgenza, si invii una comunicazione e si dia la possibilità all'interessato di controdedurre. Ma è una fase che assolutamente non è prevista nella 241 perché l'articolo 10 bis di per sé non si applica a questi tipi di procedimenti e quindi si va direttamente all'emissione del provvedimento. Salvo che poi, per carità, un passaggio informale non solo diciamo, è possibile, ma io direi che è sempre auspicabile, a meno che uno non si riduca ad agire veramente al 60° giorno. Ma il beneficio del dubbio, anche con un confronto con l'interessato, è assolutamente opportuno anche in questi casi, anche se appunto non trova applicazione l'articolo 10 bis. Ci sono casi in cui va messa la marca da bollo sulla scia, intendo nel caso delle scia complesse. Allora, premetto di non essere un esperto in materia fiscale, perché di questo stiamo parlando, ma che mi risulti dal DPR, diciamo che individua la tariffa di bollo, il bollo è dovuto sulle istanze per il rilascio dei provvedimenti e sui provvedimenti stessi. La scia non è né l'una né l'altra cosa, per cui pacificamente io accetto quotidianamente scia indipendentemente dalla complessità, senza l'assolvimento dell'imposta di bollo, perché appunto non sono delle istanze. Diverso il caso della scia condizionata, perché nella scia condizionata io ho anche l'istanza per il rilascio di un provvedimento appunto autorizzatorio espresso, quindi per quello bisogna assolvere l'imposta di bollo sull'istanza e sul provvedimento stesso. Ancora un'altra domanda. Il titolare che presenta una scia per vendita tramite commercio elettronico deve necessariamente avere un sito web oppure può vendere anche su una pagina Facebook? La norma non prevede che debba avere un sito web di proprietà. Di fatto, quel che conta è che lui faccia una vendita col mezzo telematico di internet, poi si appoggi ad una pagina che può essere Facebook, ma io dico anche Amazon o anche Instagram o una qualsiasi portale che consenta, diciamo, l'e-commerce, eBay, eccetera. Questo lo trovo abbastanza indifferente, nel senso che nella norma non trovo niente che mi richiami all'obbligo di avere un sito di proprietà e quindi conseguentemente può assolutamente presentarla
deve presentare la SCIA e può appoggiarsi ad un portale di proprietà, diciamo di un altro soggetto. Quando un procedimento ordinario come autorizzazione unica prevede più endoprocedimenti, permesso di costruire, vincoli, eccetera, che richiedono l'autorizzazione, la marca da bollo necessariamente deve essere apposta su tutte le autorizzazioni, domanda di avvio di procedimento unico, permesso di costruire, autorizzazione unica, oppure può essere apposta solo sulla domanda di avvio del procedimento unico e sul provvedimento finale? Allora, premesso che la domanda esula dall'argomento del webinar di oggi, ma proviamo a rispondervi lo stesso. Allora, se io ho un procedimento unico, la norma dice che si presenta una domanda unica e che poi ho un provvedimento autorizzatorio unico, che poi nella prassi, aspetta, prima della prassi vi dico anche questo, cioè. C'è una sentenza della Corte Costituzionale del 2000, se non ricordo male, ma prendete col beneficio dell'inventario la data, che ci chiarisce in maniera esemplare che in un procedimento unico come quello SUAP, quelli che erano in precedenza autonomi atti autorizzatori diventano atti istruttori finalizzati all'emissione di un provvedimento unico. A maggior ragione se io vado in una conferenza di servizi in cui io ho chiaramente scritto nell'articolo 14-quater della 241 che la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso delle amministrazioni partecipanti. Il corollario di queste disposizioni è che le amministrazioni che partecipano al procedimento unico non sono tenute ad emettere provvedimenti autonomi, come può essere il permesso di costruire, come può essere l'autorizzazione paesaggistica, inteso come provvedimento autonomo, ma devono trasmettere alla SUAP, quindi all'amministrazione procedente, atti istruttori nella forma della determinazione, ma che non costituiscono provvedimenti autonomi e quindi di fatto io ho una domanda unica e ho un provvedimento unico e l'imposta di bollo la devo assolvere sulla domanda unica e sul provvedimento unico, anche se gli enti trasmettono al SUAP, anziché diciamo una determinazione o un parere, un atto istruttorio, un atto che è, come dire, congegnato come se fosse l'autorizzazione settoriale autonoma, di fatto non lo è. Quello è sempre un atto interno e diventa autorizzazione nel momento in cui viene rilasciata unitamente in allegato al provvedimento unico del SUAP stesso. Perché guardate che l'endoprocedimento, l'endoprovvedimento, tutto questo è prassi, è cosa che brutalmente ci siamo inventati per cercare di dare una cornice concreta a questo procedimento unico che altrimenti forse ci appariva un po' astratto o un po' troppo diverso dalle prassi che diciamo venivano seguite fino ad allora, ma in realtà quelli sono atti interni. Non fatevi ingannare dalla veste che l'ente gli dà quando lo trasmette. Giuridicamente quello non è un atto autonomo e quindi non è soggetto autonomamente a imposta di bollo. Ancora, è legittimo nel caso il procedimento principale sia una SCIA e vi siano altri pareri da acquisire, ad esempio parere ASL o impatto acustico, attivare un procedimento ordinario ex articolo 7 del DPR 160 e procedere al rilascio di un provvedimento finale SUAP, quindi anche con richiesta di marca da bollo? Dipende. Se il parere ASL o l'impatto acustico sono a loro volta sostituibili dalla SCIA, allora io vado sulla SCIA unica e quindi non ho un procedimento ordinario ex articolo 7 del DPR 160, ma semmai un procedimento semplificato. Se invece il parere ASL è discrezionale o l'impatto acustico è sopra i limiti, vedete proprio nella slide, è rimasta ancora qui la slide, come nel caso della mia tipografia, cioè mi dice, guarda, che se c'è l'impatto acustico, se sei sotto
i limiti della zonizzazione comunale, il tuo impatto acustico è una comunicazione e quindi ho una scia unica. Se sei sopra, invece ci vuole il nulla osta di impatto acustico e quindi hai la scia condizionata e quindi entrando nel DPR 160 è corretto parlare di procedimento ordinario ex articolo 7. Dipende dal fatto che questi pareri presupposti siano autocertificabili e quindi siano sostituibili dalla scia oppure no. Autorizzazione noleggio con conducente. Serve rilascio autorizzazione noleggio con conducente. Serve rilascio dell'autorizzazione perché norma, se stiamo parlando di noleggio con conducente fino a 9 posti, stiamo parlando di un'attività che è soggetta a programmazione e contingentamento, è una delle poche attività per le quali è ancora previsto il contingentamento e conseguentemente non è applicabile la scia. Salvo che poi la regione non abbia normato diversamente, ma ci sono dei casi di regioni che hanno normato il fatto che si faccia il bando, si assegnino quindi di fatto le disponibilità e successivamente, anziché rilasciare l'autorizzazione, l'aggiudicatario presenta la scia. Ma non vi voglio confondere le idee, questa è un'eccezione, sono casi particolari, il principio generale prevede che la scia non si applica dove ho contingentamenti o strumenti di programmazione settoriale. La SCIA sostituisce autorizzazione all'esercizio del commercio su Repubblica in forma itinerante. Questa è una domanda bellissima perché personalmente, ma è la mia opinione personale, ritengo che non ci sia alcun motivo di mantenere, cioè che se io leggo l'articolo 19 della 241 con il campo di applicazione della SCIA e le eccezioni della SCIA non ho nessuna ragione per ritenere che il commercio itinerante debba continuare ad andare in autorizzazione, perché appunto non vedo nessuna eccezione. Ma quando è stato fatto il decreto legislativo 222, nella personalissima opinione, è stata persa un'occasione di semplificazione perché è stato ribadito il regime autorizzatorio, anche se secondo me, fermandoci alla 241, è assolutamente applicabile la SCIA. Tant'è che tante regioni lo hanno anche normato in maniera specifica. Buongiorno, quindi nel caso di accertamento di mancanza di requisiti o di motivi ostativi durante la verifica postuma delle amministrazioni, come si procede se l'attività è già svolta, ad esempio nel caso di manifestazioni? Beh, nel caso di manifestazioni, c'ho poco da inibire la prosecuzione dell'attività se l'attività è terminata, passata la festa, gabbato lo santo, come dice un noto proverbio. Certo è che se dovessi rilevare la sussistenza di false dichiarazioni, sarei comunque tenuto ad effettuare la segnalazione alla Procura della Repubblica per gli adempimenti conseguenti, anche se l'attività, come dire, si è già svolta e quindi la manifestazione è già conclusa. Certo è che non ha più senso né porgli un ordine di conformazione né fargli un ordine di divieto di prosecuzione perché appunto non c'è più, non ci sono più i presupposti. SCIA a posto con trasmissione automatica della ricevuta del protocollo è necessario trasmettere anche l'avvio procedimento con i dati dell'ufficio tempistiche come previsto dall'articolo 7? In molti casi, diciamo che ci si regola sul fatto che la ricevuta automatica rilasciata dai sistemi di protocollo o dai portali di ricezione delle pratiche sia sufficiente ai fini dell'articolo 18 della 241, 18 bis mi pare. Ma ritengo che sia, diciamo, anche sufficiente, sia accettabile. Poi, insomma, a meno che non sia proprio priva di tutti i requisiti, la comunicazione di avvio del procedimento normalmente per una SCIA, secondo me, non è dovuta, perché non è un procedimento a distanza di parte e quindi è sufficiente la ricevuta. Ci sono poi alcune disposizioni settoriali o regionali particolari che prevedono
diciamo, la necessità di rilasciare una ricevuta più dettagliata, però secondo me è sufficiente. Cosa è opportuno fare quando la scia è imperfetta o carente di documentazione, pur non evidenziando palesi non conformità? Ecco, in questo caso si può chiedere la regolarizzazione formale, l'integrazione della scia, ma è un oggetto importante del webinar della settimana prossima. Per cui per la risposta a questa domanda vi invito a seguire il webinar di martedì prossimo, dove parleremo in maniera diffusa di tutti i casi che si possono riscontrare dopo la verifica di conformità della scia. E quindi cosa succede quando la verifica dà esito favorevole, quando c'è una carenza formale, quando è necessario richiedere documentazione integrativa, quando si rilevano delle difformità, siano esse sanabili con una conformizzazione o non sanabili. Passeremo in rassegna tutti questi casi. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di conformazione dell'attività, l'addizione l'attività si intende vietata, vuol dire che non è necessaria l'adozione di un ulteriore atto da parte del comune. Esattamente. Io vi consiglio di scriverlo bene nel provvedimento di conformazione, cioè che io ti invito a conformarti facendo queste modifiche. Lo devi fare entro 30 giorni. Qualora entro 30 giorni non lo facessi, la presente vale quale divieto di prosecuzione dell'attività senza necessità di adottare ulteriori atti, perché non è previsto che dopo il provvedimento di conformazione venga adottato un ulteriore provvedimento di divieto. Già il provvedimento di conformazione costituisce divieto ex lege in caso di inottemperanza e quindi di mancata conformazione. Nel caso di presentazione di scia unica con notifica sanitaria, ad esempio per attività alimentare, rilascio ricevuta di avvenuta ricezione all'interessato. Poi invio la scia unica agli enti interessati, ASL, avviando un procedimento unico o con quale altra forma di comunicazione. Francamente non mi è chiarissimo nel dettaglio che cosa intenda con questo, cioè è tutto giusto, cioè manda la ricevuta all'interessato, poi invia la scia unica all'ASL. Non capisco che cosa intende per dire avviando un procedimento unico o con quale altra forma di comunicazione. Di fatto sta avviando un procedimento unico, ma non un procedimento ordinario, ma un procedimento semplificato. Quindi gli manda, gli trasmette la documentazione per le verifiche. È sempre un procedimento unico, ma di scia unica su app. Forse non ho capito benissimo la domanda, ma probabilmente perché non mi è chiarissimo la distinzione. Poi, buongiorno, in relazione all'efficacia immediata della scia, soprattutto nel caso da lei citato relativamente alle manifestazioni, nel caso contestuale con somministrazione, l'ASL di nostra competenza mi richiede che la stessa gli pervenga almeno 15 giorni prima. Come si può trattare, secondo lei, questa criticità con un ente terzo? Sì, lo fanno anche da noi. Pretendono che gli arrivino almeno 15 giorni prima, ma è illegittimo? Cioè, se la legge dice che la scia è immediatamente efficace, io posso raccomandare, caldamente invitare l'interessato a mandarmela con anticipo, ma non glielo posso imporre, perché la legge gli dice che quella scia è immediatamente efficace, quindi lui è assolutamente legittimato a mandarmela e a iniziare l'attività un minuto dopo. Io non posso far entrare dalla finestra quello che è stato fatto uscire dalla porta. Se il legislatore mi ha detto che lui, che si assume la responsabilità della conformità della sua attività e che lo può fare immediatamente dopo che mi manda la scia, dobbiamo farcene una ragione. Pazienza se non lo posso vedere prima. È lui che si è assunto la responsabilità di quello. Qui guardate che quando parliamo di controlli, dobbiamo distinguere due livelli. Uno è il controllo che io faccio documentale d'ufficio, che fanno gli uffici sulla carta, e diciamo,
a seguito della presentazione, della ricezione di una SCIA o di una pratica. Altro è il controllo sul territorio che svolgo e devo svolgere a prescindere dal fatto che mi sia arrivata una pratica. Lì, lo so, capisco che il problema sia che la ASL non è venuta a conoscenza del fatto che la manifestazione c'era e che quindi quel giorno non è andata a controllarla. Ma ciò che legittima l'interessato a svolgere quell'attività non è il fatto che la ASL vada a controllarla, è il fatto che lui si è assunto la responsabilità di dire che va bene. Poi la ASL, così come la polizia locale, così come la questura, i carabinieri e la guardia di finanza, a prescindere dalle pratiche che ricevono tutti i giorni, svolgono attività di controllo sul territorio. E quindi quella lì non avranno ricevuto la SCIA prima, ma sarà controllata come la generalità delle cose che si svolgono sul territorio. Poi, quali asseverazioni e dichiarazioni devono essere presentate a corredo della SCIA nell'ipotesi di inizio attività produttiva, produzione industriale, ad esempio lavorazione e pulitura metalli? Allora, la SCIA, un altro errore che si fa spesso è di pensare che per qualsiasi attività si debba presentare una SCIA. No. La SCIA si presenta se c'è un titolo abilitativo da acquisire. Se non c'è nessun titolo abilitativo da acquisire, la SCIA non si presenta. Nel caso di lavorazione o pulitura di metalli, di per sé non mi risulta che ci sia una norma che prevede che quell'attività sia soggetta a un titolo abilitativo, come c'è per il commercio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le agenzie d'affari, per le strutture ricettive, sono tutte attività regolamentate. C'è una norma che mi dice che per esercitare quell'attività io devo presentare una SCIA, devo acquisire un titolo abilitativo per lavorazione di metalli, falegnameria, sarti, sartoria, ma un'altra, la stragrande lavorazione delle pelli, eccetera, eccetera. Io non ho delle norme, quindi non devo presentare di per sé una SCIA, salvo che quella non sia un'attività rumorosa, che produce emissioni in atmosfera, che fa scarichi. Allora sì, dovrò acquisire titoli abilitativi in materia magari ambientale, connessi o igienico-sanitaria. Ragion per cui io per l'artigiano alimentare chiedo la notifica sanitaria, nonostante di per sé quell'attività sia libera. Io non ho una norma che mi dice che l'artigiano alimentare deve acquisire un titolo abilitativo, deve presentare la notifica sanitaria, è per quello che mi presenta la pratica, altrimenti non me ne presenterebbe. Quindi dipende, va visto attività per attività, va visto quali sono i titoli abilitativi che vanno acquisiti. Le asseverazioni dei professionisti abilitati a corredo della SCIA edilizia devono essere trasmesse dal SUAP agli enti competenti, vigili del fuoco, ASL per le verifiche delle medesime, ad esempio asseverazione sussistenza dei requisiti igienico-sanitari per ASL, non aggravio rischio di incendio per vigili del fuoco. Dobbiamo andare un po' sulle norme di settore. Nel caso della ASL non glielo mando più perché nel caso di una pratica edilizia, la verifica igienico-sanitaria della ASL non è più prevista dal DPR 380, è sostituita, cioè non è stata proprio cassata, quindi la compie l'ufficio tecnico nell'ambito delle proprie verifiche in materia edilizia. Per quanto riguarda i vigili del fuoco, sì, se ho un'asseverazione di questo tipo, gliela mando per competenza, ma dipende da cosa prevede la norma di settore nel caso specifico. Allora, signore, ce ne sono un altro bel po' di domande, ma io mi fermo qui, anche perché siamo più o meno arrivati alla fine del tempo a noi concesso, ma nei prossimi giorni con calma risponderò a tutte le domande che mi avete fatto, le metterò e poi tanto avremo modo anche la settimana prossima eventualmente di tornare su qualche punto se c'è qualcosa a cui non ho risposto in maniera troppo esaustiva. Grazie.
Perfetto, perfetto. Allora, grazie Massimo, grazie a tutti voi per aver partecipato. Vi ricordo che nei prossimi giorni, appunto, come diceva Massimo, troverete la registrazione di questo evento, troverete poi le slide sia di introduzione che del docente e poi anche le risposte alle vostre domande in chat. Allora, grazie ancora a tutti per aver partecipato. Vi auguro un buon proseguo di giornata e ci vediamo il 25. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, buona giornata.